Cremonesi che si era proiettato in area di rigore perché era rimasto praticamente ai margini dopo il calcio d'angolo battuto da Verre. La difesa del Padova è riuscita ad alzare la guardia, a respingere in fallo laterale, ma ancora il Perugia a fare la partita. Gran movimento di Dragomir, la rimessa in gioco per Bianco che tocca verso Verre, vertice sinistro, parte un cross, questa volta la difesa del Padova riesce ad allontanare, doppio colpo di testa, terzo colpo di testa, ma la palla è sempre nella metà campo del Padova con il Perugia sul pallone, con Gisley che serve Melchiorri, che se l'allunga nello stop, poi prova a recompensarla, ci riesce, bravissimo Federico Melchiorri, il tocco per Vido, quindi Bianco deve fare un bel fretta, accoccia verso il limite dell'area, larga sulla sinistra per Dragomir, che può partire, può lasciare partire il traversone, attenzione, gol! Gol di Verre! Gol di Verre! Sì, 1-0! Assegnato Verre! L'abbiamo fatta, Gertulio! Finalmente! Immaginiamo che arrivi! Bravo Verre, in proiezione offensiva, ci voleva staccato, proprio davvero. Ha toccato il pallone, se l'ha aggiustato e poi con il destro, con la porta spalancata, ha messo dentro, ce l'abbiamo in fatta, vantaggio, ha segnato Valerio, Valerio Verre. Vai! Il nostro Valerio da Genova che ha in qualche maniera fatto capire che si sta riprendendo, un Valerio Verre che stavamo aspettando e di sicuro... calcio d'angolo già battuto, attenzione velocemente da Clemenza che prova l'ingresso in aria, parte un cross, c'è un errore clamoroso, occasione d'oro per il Padova e c'è rigore, rigore, fallo di Gabriel, fallo di Gabriel, questo è il calcio, la rincorsa del giocatore Pada, vive il destro del pallone che spiazza completamente Gabriel. Ha pareggiato il Padova con Capello. Ci sono sei uomini in barriera, ma con il portiere passo, che si attacca alla barriera. Due Gisoli, giocatori del Perugia a disturbo. Verre che sta per toccare per Raffanasco. Fischia l'arbitro. Vediamo ancora l'arbitro. Cerca di far mantenere la distanza. Palla per Fanasco. Gol! Gol di Fanasco! Una meno bomba! Meno male, ci voleva Gertulio, forza! Ma che aspettate, Gertulio? Ci fidiamo di Marco. Siamo nel primo, anzi nel secondo minuto di recupero dei quattro concessi dall'arbitro. La battuta di Falasco, palla prolungata, attenzione, gol! Gol del Perugia, segnato! Non mi importa niente! Lui la partita! In mischia Elia Mika! Ci voleva Marco, ci voleva dopo tanta sofferenza!